A portare il loro contributo donne speciali impegnate da anni con successo nel mondo delle professioni, da Daniela Baglieri, presidente del consiglio di amministrazione dell'aeroporto di Catania e docente universitaria, a Martina Caruso, giovanissima chef stellata, a Michela Stancheris, già assessore regionale al turismo ed esperta per il turismo delle Eolie. L'obiettivo è sostenere tutte le donne che si vogliono mettere in gioco. Il primo viaggio della rete delle donne dell'isola ha riguardato il mondo della cultura e dell'enogastronomia siciliana. A partecipare anche Maria Teresa Di Blasi, funzionario della soprintendenza alle Belle Arti di Catania, Anna Quartaroni, imprenditrice, Laura Pistorio, psicologa e psicoterapeuta, Valeria Messina, giovane affermata professionista nel settore dei grani antichi siciliani, e ancora Rosalba Chirileison, consulente start-up d'impresa, Irene Pascotto, direttrice della residenza universitaria, e Laura Anello, ideatrice delle Vie dei Tesori. Al microfono Michela Stancheris, una delle promotrici della rete. La realtà in cui siamo oggi è una realtà in cui tra donne non possiamo che unirci, fare rete e riconoscerci soprattutto per capire quali sono le altre donne con cui abbiamo tante cose in comune, con cui possiamo condividere obiettivi, costi, sviluppi, quindi riuscire proprio a realizzare qualcosa per noi, per le nostre famiglie e a supporto anche degli uomini. Ovviamente io sono qui e contenta di essere tra le donne delle isole e rappresentare magari anche quelle donne che da fuori le isole vogliono sostenerci e quindi creare un legame poi anche a tutte le altre donne, diciamo, del campo nazionale.